Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video. Voglio cominciare questo video ringraziando tutte le persone che si sono iscritte al canale e che mi seguono già da prima, perché per me è una gioia, una grande gioia vedere che questa piccola community sta crescendo. Quindi grazie di cuore. Mi vedete con la base già fatta e un occhio e l'altro a metà perché voglio parlarvi di un prodotto occhi. Allora, intanto vi dico velocemente cosa ho utilizzato fino a questo punto. Quindi il primer che ho utilizzato nel contorno occhi idratante anche se per il viso è questo di Catrice. Il primer viso che ho utilizzato come sempre è quello di Revolution mattificante. Poi ho utilizzato il color corrector di Kiko numero 12 e il correttore di Deborah. Per il contorno occhi, mentre il fondotinta che ho utilizzato è questo qui di Focalure, la colorazione è numero 2. Ah, la colorazione del correttore dovrebbe essere, ok, 03. Sand. E la cipria che ho utilizzato è questa di Catrice Power Foundation HD Matte bla bla bla. Questo è il colore e dimentico sempre di farvelo vedere, però sotto c'è lo specchio, specchio su specchio, c'è lo specchio e anche un puff gommato, è gommato. E quindi stavolta ho utilizzato la colorazione 015N. Già si adatta un po' più alla tonalità che ho in questo periodo. Dopodiché ho utilizzato per fare contour sempre questo di Essence. La colorazione dovrebbe essere 010 se non ricordo male, per scaldare un po' questo bronzer di Catrice che come vediamo è quasi al termine e stavolta ho utilizzato il blush trovato in una box in un calendario dell'avvento, comunque di Essence, questo qui. E la colorazione è questa. Dopodiché, il primer che ho utilizzato per gli occhi è questo di Essence e la palette che ho utilizzato per l'ombretto fucsia è questa qui di Revolution. Nello specifico, il colore che ho utilizzato ho utilizzato questo come colore da transizione, questo qui l'ho messo sulla palpebra. Perché mi sono fermata qui? Perché ho visto che uno dei prodotti che sta andando in questo momento, che fa trend, è l'ombretto liquido sbrilluccicante. Ho visto che ci sono stati nuovi lanci di Astra, di Mesauda e Catrice. Quindi voglio provare con voi un prodotto che io ho comprato e di cui ho fatto anche un video con un'altra colorazione, poi ve lo lascio qua nelle schede, di un prodotto, lo stesso prodotto, che però io ho comprato nel 2021, a giugno del 2021, il 6 giugno del 2021, me lo ricordo perché ho guardato stamattina e ero curiosa di sapere quanto tempo era passato. Quindi, il prodotto di cui vi sto parlando nello specifico è questo qua. Il brand è Focalure e viene rivenduto
sul sito di AliExpress. Allora, attualmente il prezzo di questo ombretto liquido è di 3,30, è scontato. Non so per quanti giorni, devo dire la verità. Quando l'ho acquistato io era circa 3,45 euro, una cosa del genere. In questo momento è scontato. Non so quanto durerà il periodo degli sconti e non so il prezzo, perché variano un po' di qualche centesimo da periodo a periodo, quindi non so il prezzo che avrà una volta finito lo sconto. E nello specifico andiamo a provare questa colorazione, che è la 02, ma io ci sono 14 colori e io credo di averli tutti. No, qui nello specifico andiamo a provare questo perché ho un occhio con un ombretto e l'altro no, perché voglio provarlo insieme a voi su una base essenza. Allora, la texture è bagnata. Cioè, proprio il prodotto è bagnato, quando lo mettete sull'occhio sentite che è bagnato e poi si asciuga. E quindi non ha bisogno di una base, però io voglio provarlo con voi sia con una base che senza base, così da vedere la resa insieme. Questo è lo scovolino e questo. Il colore. Io vi consiglio, almeno questo è quello che faccio io, una volta applicato, di farlo asciugare tenendo l'occhio chiuso, in modo che almeno io ho l'occhio incappucciato, segni dell'età, tante cose, quindi lo faccio per evitare che il prodotto entri nelle pieghette o l'effetto risulti brutto. Ecco, già si sta cominciando ad asciugare, quindi qui diciamo l'ho applicato sull'ombretto, qui lo vado ad applicare senza l'ombretto, c'è solo il primer occhi e basta. È il colore di transizione, ma sopra la palpebra. Sulla palpebra mobile ho messo solo il primer occhi. Lo vado ad applicare senza una base ombretto, così confrontiamo la resa. E questo è il risultato. Quindi vediamo appunto che il colore è nella parte dove non ho messo l'ombretto sotto, è ancora più chiaro. Quindi basta solo questo per fare un look. Io però vado ad intensificare un po'. Utilizzo sempre la palette di Revolution, il colore che vado a prendere è questo.
quindi adesso ho intensificato un po' in tema di rosa fucsia viola. Provo insieme a voi anche la matita occhi di cui vi avevo parlato in un video precedente, che ho trovato in un calendario dell'avvento o nella box di Essence, forse il calendario dell'avvento. E quindi vi dicevo appunto che bisogna tirare fuori la punta pochissimo, perché è un po' difficile tracciare il tratto in modo fluido, quindi si rischia di rompere la punta. Hours later. Diciamo che con qualche piccola difficoltà alla fine ce l'abbiamo fatta. Ha scritto, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a inserire in questo look la matita occhi di Essence Amethyst. Metto il mascara, lip oil, visto che siamo in tema di fucsia, viola, il lip oil che vado ad utilizzare oggi è questo di Essence. Mascara metto sempre Catrice All Round e Maxit. Lì poi mascara e torno per farvi gli swatch degli altri ombretti liquidi di Fogler che ho. Eccomi di ritorno. L'applicazione della matita di Essence, che è in questo momento non so dove è questa? Yes. Allora, è stata complicata, però alla fine, diciamo, ho intensificato, l'ho messa nella rima ciliare superiore, all'interno e poco sopra sulle ciglia, diciamo, la base delle ciglia, per intensificare, moltiplicare, per volumizzare visivamente le ciglia. Allora, nell'applicazione sudate, sudate, sarò io che non so farla funzionare. Però ho provato senza base primer, con la base primer, sugli ombretti, senza ombretti. Fatemi sapere voi se c'è un modo particolare per poterla fare funzionare in modo che il tratto sia scorrevole. Ecco. Comunque è un bel colore con questo look, ci sta con questi colori, ci sta, mi piace perché anche a qualche perlescenza lungo il tratto c'è questo colore ametista con una leggera perlescenza, quindi mi piace come colorazione. Ti fa sudare un pochino quando la devi mettere, però l'ho provata con voi, ve l'avevo accennato nello scorso video, quindi l'ho provata in questo, abbiamo colto l'occasione. E adesso passiamo a... Quindi, tornando all'argomento principale di questo video, io direi che ha un'ottima resa questo prodotto, perché va bene avendo già applicato un ombretto, quindi sopra un ombretto, va bene senza un ombretto sotto, può essere sfumato tranquillamente anche con un ombretto in polvere. Io consiglio di non stratificare il prodotto perché applicazione su applicazione potrebbe formare uno strato, anche perché, voglio dire, non credo ce ne sia bisogno. Io lo trovo un prodotto eccezionale, già dalla prima volta che l'ho acquistato, così mi ha incuriosito quando ho visto questa luce in foto, nella foto del prodotto, mi ha incuriosito, se non ricordo male. Ne ho comprato uno o due e poi li ho presi quasi tutti, forse ne manca uno. Sono 14 le colorazioni e adesso vi faccio gli swatch. Quindi quello che abbiamo utilizzato è appunto lo 02 ed è
questo, è lo swatch. Allora, andando a fare gli swatch per mostrarveli, ho visto che invece sono tutti, quindi tutti e 14. Quindi probabilmente avrò preso qualche colorazione prima e poi ho deciso di prenderli tutti perché sono veramente eccezionali. Li ho swatchati in ordine. Li ho swatchati in ordine e adesso ve li mostro. Secondo me sono luce pura. Poi voglio dire, l'effetto è bagnato, e in realtà è bagnato quando si va a stendere. La resa personalmente mi piace tantissimo. Sono prodotti che vi consiglio perché il rapporto qualità-prezzo è eccezionale, cioè la qualità è ottima, il prezzo è, ve li tirano dietro praticamente. Adesso vi faccio vedere gli swatch che ho fatto. In ordine sono il primo, questo qui, il secondo è quello che abbiamo utilizzato nel look di oggi, questo secondo, e poi il terzo, il quarto, il quinto, così via, fino ad arrivare a questo blu. Meraviglioso, secondo me li colpisce la luce e hanno più riflessi. Questi due sembrano uguali, ma non lo sono. Sono simili. Questo dà più sul marroncino, mentre questo più sul vinaccia, dal vivo. Spero che si possa notare anche in camera questa cosa. Anche questo sembra molto simile a questi, ma in effetti ha dei riflessi più bronzati. È una base marrone, ma con dei riflessini anche verdi. Anche questi due sembrano simili, ma in realtà non lo sono. Comunque, io li trovo eccezionali. Questi sono gli swatch di tutti e 14. E questo qui, il secondo, è quello che abbiamo utilizzato oggi. Il primo, questo qui invece, l'ho utilizzato in un video, poi ve lo lascio nella scheda, su un ombretto, se non ricordo male, nero. Quindi ho fatto la base nera. E poi ho messo quello, è diventato di un blu, e si è trasformato quel look, perché l'ombretto in polvere nero, con questi riflessi, sembrava essere blu, mentre invece era nero. Quindi oggi ho voluto fare questo video. Il poil è meraviglioso, questo di Essence. L'illuminante non ve lo dico mai. L'illuminante che ho sulla base è questo della Lovely. È sempre lui, sempre il solito, perché mi segue da un po', mi conosce, mi guarda da un po', guarda i miei video da un po', è sempre lui. Infatti c'è il buchetto. È questo qui della Lovely. Ok, forse così. Visto che questo è il trend del momento, ho voluto parlarvi di questi ombretti liquidi che io ho acquistato 2 anni fa e che non venivano prima, sono stati mai cagati. E quindi volevo cogliere l'occasione appunto per dire che focalure. Questi sono i numeri 03, i colori sono questi. 0102 è il brand è Focalure. E come si vede, questo è in controluce, mi sono accorta ora, forse voi non lo vedete, ma in controluce è praticamente qua arrivato. Quindi c'è stato un utilizzo. Fatemi sapere che ne pensate voi di questi prodotti, di quest'ultimo trend, di questo prodotto che sta andando virale in questo momento sui social. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete acquistato in passato o adesso state utilizzando appunto questi ombretti liquidi glitterati, fatemi sapere se vi piacciono, che colore preferite e fatemi sapere se vi piace questo colore, è meraviglioso. E adesso siamo giunti al termine. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non siete ancora iscritti al mio canale, ditelo voi, ditelo voi. Bravissimi. Noi ci vediamo al prossimo video, buona giornata a tutti, un bacio, ciao!